Abbiamo mandato una lunga lettera al Presidente del Consiglio che non ci ha risposto, anche un lungo documento ai colleghi del PD su tutte le questioni che sono aperte. Noi chiediamo soltanto che ci sia un governo all'altezza di un momento storico che non si ripresenterà molto presto, nel quale è necessario risolvere problemi strutturali del Paese che aspettano risposta da almeno 20 anni. Grazie. Noi non abbiamo mai posto un veto nei confronti di nessuno, abbiamo proposto delle questioni di merito, abbiamo chiesto una discontinuità, siamo lieti che la discontinuità ci sia perché pensiamo che sia nel migliore interesse del Paese, adesso si torna a lavorare. Io penso che si sarebbe potuto fare tutto un po' prima, ma ripeto, per noi non c'è nessuna novità, noi siamo esattamente dove eravamo il 13 di gennaio. E se ci fosse di nuovo il no al MES? Bisognerebbe spiegarlo, no? Ripeto, bisognerebbe spiegare perché. Sarebbe una discriminante per voi? Certamente il problema è sapere come si rafforza la sanità in Italia, cioè questo vogliamo sapere, come si rinuncia a 36 miliardi, qual è l'alternativa. Ripeto, noi non abbiamo la verità in tasca, però ci diciamo, in una fase come questa nella quale la sanità mostra evidentemente il bisogno di essere sostenuta e rafforzata, e visto che ci sono dei soldi già immediatamente disponibili, non legati ad alcuna condizionalità che non sia quella di spenderli per la sanità, come facciamo a fare meno? Che cosa ci guida? Quindi si ritorna al punto di partenza. Il punto di partenza però non è la soluzione, il punto di partenza che vogliamo imporre agli altri. Il punto di partenza è un problema che è sotto gli occhi di tutti e che il governo si deve far carico di risolvere. Si governa per questo, ci sono dei problemi, si devono avere delle soluzioni. Se si scarta la soluzione ovvia va bene la soluzione, una soluzione più creativa, basta saperla, basta conoscerla. Noi dall'inizio abbiamo soltanto posto questioni che in realtà non avevamo posto da soli, perché anche il Partito Democratico, almeno dal mese di settembre, dice al Presidente del Consiglio che è necessaria una ripartenza, un cambio di passo, un'accelerazione, si sono usate molte formule. La verità è che rispetto a queste richieste si è scelto sostanzialmente di rimandare, no? Di troncare, di sopire, di convocare tavoli che poi non si sono mai più convocati. Il tavolo politico si è convocato all'inizio di novembre, mai più convocato, il tavolo sulla giustizia annunciato a maggio non si è mai più riconvocato, i commissari alle grandi opere si sono dovuti aspettare 6 mesi le nostre dimissioni per conoscerli, la delega ai servizi segreti è stata data dopo le nostre dimissioni, quindi noi abbiamo soltanto posto dei problemi che non avevano avuto delle risposte. Ci auguriamo, e così sarà, che il prossimo governo metta in cima alla propria agenda la risposta a questi problemi. Abbiamo mandato una lunga lettera al Presidente del Consiglio che non ci ha risposto, anche un lungo documento ai colleghi del PD su tutte le questioni che sono aperte. Noi chiediamo soltanto che ci sia un governo all'altezza di un momento storico che non si ripresenterà molto presto, nel quale è necessario risolvere problemi strutturali del Paese che aspettano risposta da almeno 20 anni.